Resi, questa è una riforma che avrebbe dovuto entrare in vigore a breve, col decreto mille proroghe è slittata all'anno prossimo, avete annunciato che volete riformularla, riscriverla, in particolare che cosa volete cambiare della riforma così come era stata proposta dal PD? Ma sicuramente vogliamo intervenire per evitare che entri in vigore la riforma del Partito Democratico, che tra l'altro è una riforma che ha voluto portare avanti in tempi anteriori, diciamo, anche il governo Berlusconi. All'epoca il PD si oppose, stavolta invece l'ha portata avanti nella precedente legislatura Renzi e Gentiloni. E noi crediamo che questo intervento sia un intervento che, con l'intento di non far sapere ai cittadini frasi scomode, comportamenti scomodi della vita pubblica di personaggi importanti delle istituzioni e della politica, di fatto metteva i bastoni tra le ruote alle indagini, quindi rendeva più difficoltoso il ruolo del PM relativo alla gestione delle intercettazioni, ma anche restringeva il diritto di difesa, soprattutto per quanto riguarda i tempi di analisi delle stesse. Quindi scontentava, diciamo, un po' tutti, sia magistrati, sia giornalisti, sia avvocati. Noi abbiamo deciso di rinviarla per metterci mano, sicuramente alcuni profili come gli archivi potranno essere tenuti in considerazione, normare ulteriormente il discorso Trojan per le intercettazioni è un altro argomento che vogliamo affrontare, come ampliarlo per l'uso dell'uso intercettazioni anche per altri tipi di reati, soprattutto per quelli contro la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda invece tutto il resto del provvedimento, che ripeto metteva in difficoltà magistrati, avvocati, questo lo dicono loro ovviamente, e scontentava i giornalisti con l'intento di nascondere ai cittadini notizie scomode della politica, verrà assolutamente fermato. Questo l'abbiamo detto e l'ha annunciato non solo in campagna elettorale, ma anche nel 2015, quando io stesso in un intervento alla Camera annunciai non solo la contrarietà, ma di voler totalmente rivedere il provvedimento quando saremo stati al governo, e questo noi stiamo facendo in coerenza con quello che avevamo detto. Ecco, poi un'altra cosa che è stata detta dal ministro Bonafede, che ha creato molte polemiche, poi sentiremo la voce di Verini, è che questa riforma è stata scritta per il caso Consip, però lei stesso ha detto che già se ne discuteva nel 2015, se non sbaglio è stata scritta nel 2014, il caso Consip è esploso nel 2016, com'è la questione qui? Il problema dell'intercettazione è un problema che è sempre stato presente in Forza Italia. Quando loro erano al governo il PD li criticava aspramente, poi sono arrivati al governo loro e hanno fatto una riforma che Berlusconi si sognava di fare, insomma già questo è strano. La riforma è partita dopo l'inchiesta di Mafia Capitale, dove erano coinvolti tra gli altri anche esponenti del Partito Democratico, e ha avuto un'accelerazione dell'iter, che sia governativa, parlamentare, comunque l'ha avuta dopo il caso Consip, quindi questo è innegabile. Poi che sia un problema della politica le intercettazioni, almeno di certa politica, è sempre stato così, ma l'iniziativa governativa parlamentare delle forze di maggioranza del PD si è avuta essenzialmente, poi sarà un caso, questo starà ai cittadini ovviamente dirlo, sarà un caso dopo l'inchiesta di Mafia Capitale, un'accelerazione dopo il caso Consip. Ognuno poi farà le sue valutazioni. Ecco Verini, con lei partiamo, prima di arrivare poi a questa polemica, dal merito della riforma proposta dai precedenti governi, perché Ferraresi ci ha spiegato che cosa vogliono andare a modificare, praticamente tutto di questa riforma che di fatto restringeva le intercettazioni che potevano essere pubblicate. Allora, nel merito innanzitutto, questa è una riforma, io ricordo che il Partito Democratico nel 2008, quando nacque, si presentò con un programma elettorale e su questi punti diceva il programma elettorale testualmente: dobbiamo tenere insieme, ci impegniamo a lavorare per tenere insieme il diritto all'informazione nella pubblicazione delle intercettazioni con il diritto alla privacy, entrambi diritti di rilevanza costituzionale. Bene, questo, quindi se ne parlava già del 2008, la proposta del PD. Poi se ne è parlata, lei lo ha ricordato molto bene, è una volgare mossa propagandistica quella di associare una certa inchiesta Consip, per esempio, alla tempistica, perché come ricordava lei la cosa è stata presentata nel 2014, poi è stata approvata nel 2016. Ma c'è stata un'accelerazione parlamentare dopo il caso Consip? Perché quello che dice Ferraresi è questo. Ma
Tra l'altro, mi permetta, questa legge che non era entrata e non è ancora entrata in vigore, un decreto che ha dei tempi per essere, doveva essere approvato con il parere definitivo del Consiglio dei Ministri, non è entrato in vigore e non vale retroattivamente, non vale per inchieste che già hanno avuto il loro esito e che debbono andare semplicemente a chiusura delle indagini. Quindi da questo punto di vista è veramente una volgare mossa propagandistica che noi respingiamo al mittente. Il ex ministro Orlando è stato chiaro, però noi pensiamo che le intercettazioni siano fondamentali e il decreto le prevede. Pensiamo che sia giusto che la polizia giudiziaria interfacci, come dire, durante la captazione, durante gli ascolti con il pubblico ministero e non soltanto alla fine, quando consegnano brogliacci, montagne di brogliacci che non si sa come vengono visti dai PM. E i PM sarebbero più responsabilizzati, dovrebbero vigilare. Abbiamo dato il tempo. Ma perché Ferraresi dice che con la vostra riforma il lavoro dei PM sarebbe più difficile? Cioè, se non sbaglio, la vostra riforma affida alla polizia giudiziaria la possibilità di selezionare quali intercettazioni trascrivere e quali no. Ma è evidente, sotto la vigilanza dei PM, guardi, la dico volgarmente così, sì. I PM, le procure sarebbero molto più responsabilizzate, dovrebbero lavorare, non quantitativamente perché già lavorano evidentemente, ma dovrebbero lavorare con ancora maggiore, come dire, impegno su questi punti. Perché oggi che cosa accade? Che spesso i brogliacci vengono, che possono riguardare anche terze persone, che non hanno alcun nesso con le indagini, vengono presi e mandati ai giornali. I giornali che fanno? Fanno il loro dovere, le pubblicano, ma la riforma prevede che quando le cose riguardano fatti di alcuna rilevanza penale o di contesto, perché a volte ci sono delle cose che non hanno rilevanza penale ma lo hanno di contesto ed è giusto che vengano pubblicate, ma quando un cittadino non c'entra niente, non un politico, un cittadino, un terzo che non è tutelato e i fatti non riguardano aspetti di rilevanza penale, ma perché dare in pasto all'opinione pubblica, ecco, e qui il diritto alla privacy? Questo punto lo chiediamo anche a Ferraresi per cercare di capire come nel riscrivere questa riforma che non vi piace pensate di tenere in considerazione anche l'altro diritto che va tutelato, quello alla privacy, quello di cui parlava Verini. Il diritto alla privacy è già tutelato, se ci sono delle violazioni, sono violazioni che ovviamente sono già previste nella legge in vigore. Il fatto di dare la possibilità alla polizia giudiziaria in tempi strettissimi di valutare cosa è rilevante e cosa no è una cosa che hanno scritto loro e che è decontestata dagli stessi PM quanto dai difensori, perché hanno tempi strettissimi anche loro per valutare le intercettazioni. Quindi questa, cioè, non è che scontenta qualcuno, scontenta tutti. Tutti. Allora, la differenza è proprio in quello che hanno scritto, in questa possibilità di azione discriminata di un organo senza il controllo del pubblico ministero, per non parlare delle difficoltà della difesa ad accedere in tempi stretti e valutare le intercettazioni. Quindi questo è il contenuto della riforma, che poi appunto arrivi dopo Mafia Capitale e dopo abbia un'accelerazione dopo Consip è un fatto. Poi si può dire che l'avevano pensata prima. A me fa veramente paura il fatto che si critichi la coerenza di un gruppo che ha portato avanti esattamente quello che diceva e non l'incoerenza di un gruppo come il PD che ha portato avanti la riforma Berlusconi. Quindi questi sono i fatti, poi li si possono valutare, i cittadini li valuteranno in un modo e nell'altro. Noi vogliamo tutelare la possibilità che i cittadini sappiano di quello che avviene da parte di alcuni politici che riguarda la vita pubblica delle istituzioni, in modo che li possano valutare tempestivamente, e voglio che il PM abbia il controllo di quello che viene accettato e di quello che viene scartato, perché i signori hanno fatto tra l'altro una cosa che restringe ancora di più la possibilità di certi soggetti di avere queste informazioni, quindi allarga ancora di più il rischio che ci siano ricatti, che ovviamente spero che non ci siano mai, che non avvengano mai, ma allarga questo rischio. Ma in che modo senso allarga tra l'altro questo rischio? Un'altra perché norma invece che obbliga. Uno potrebbe pensare, Ferraresi, che se non c'è la possibilità di pubblicare tutto quello che viene ascoltato invece ci sia meno modo di ricattare. In che
che senso dice questo? Già oggi c'è questa violazione, già oggi in questo momento c'è la violazione, perché ovviamente tante persone possono accedere, ma giustamente vogliamo togliere il diritto di accedere al difensore, vogliamo togliere il diritto di accedere al pubblico ministero. Io, secondo me, questa non mi sembra che siano cose da escludere, quindi questi sono i fatti. Poi, tra l'altro, le procure d'Italia si sono già attivate con degli strumenti interni per prevedere delle limitazioni ai fatti di fuoriuscita di notizie, quindi si erano già attivati. Questa è una norma che soddisfa il mal di pancia di alcune parti politiche nei confronti di azioni che li coinvolgono perché vengono pubblicate sulla stampa. Sentiamo anche la replica di Verini, perché insomma il sottosegretario ha detto tante cose. In particolare Verini, cioè, quando vi dice avete portato avanti la riforma di Berlusconi, ha detto anche alcune cose non vere. Prima, io ricordo che noi ci opponemmo alle tentativi dei governi guidati da Berlusconi, per esempio, di vietare lo strumento delle intercettazioni, che per noi sono fondamentali. Volevano cancellarle del tutto come strumento di indagini, e questo sarebbe stato, come dire, una ferita grave alla possibilità di colpire i reati, soprattutto anticorruzione. Secondo, io ricordo che l'ANM, Associazione dei Magistrati, quando era presidente Alba Monte, qualche mese fa, quando la norma fu approvata, disse: non è una norma che ci entusiasma, ma è una norma che accettiamo, e che quindi non ci fu contrarietà. Oggi ha cambiato posizione, è legittimo, ma allora i magistrati si espressero in una certa maniera. Oggi il procuratore di Torino Spataro, che è uno, come dire, dei magistrati più impegnati nella lotta alla corruzione storicamente, dice che è un grave errore aver rinviato l'attuazione di questo provvedimento. Ecco, però c'è anche l'Associazione Nazionale Magistrati che invece applaude a questo. Ma appunto, l'attuale vertice di oggi della ANM applaude al provvedimento. Ricordo che meno di un anno fa il precedente vertice disse che era un provvedimento che doveva essere fatto, pur dicendo senza che ci entusiasmi. Oggi, stamattina, in un'intervista al Mattino, dicevo di Spataro, in un'intervista al Mattino il presidente dell'Unione Camere Penale degli Avvocati, Migliucci, critica questa decisione del governo. Quindi non è affatto vero che ci sia un plauso, che ci siano magistrati, avvocati, non è vero, era un provvedimento equilibrato. Anche al loro interno sono divisi, lei dice. Ma è possibile che siano divisi? Ma ripeto, io rispetto le opinioni, però discutiamo davvero nel merito. Questa, nelle nostre intenzioni, e io credo anche nei fatti, era una norma equilibrata, che non vietava, anzi rafforzava il potere dei PM di usare le intercettazioni nelle indagini, soprattutto in quelle della corruzione, dei reati di corruzione. Secondo, è un provvedimento che esclude dalla pubblicazione, dopo il vaglio dei PM, i fatti di non alcuna rilevanza penale e che riguardano casi ininfluenti, perché quello è diritto alla gogna, non è diritto al di cronaca. E infine non mette minimamente in discussione il potere di difesa, perché ripeto, noi abbiamo persino raddoppiato i tempi del diritto alla difesa. Differente dei nostri due ospiti a questa riforma. Visto che siamo in chiusura, vorrei chiedere anche al sottosegretario Ferraresi adesso quale sarà l'iter. Ci sono già delle date in cui vi ritroverete a discutere questa riforma? Assolutamente sì, il prima possibile, perché ovviamente non vogliamo in alcun modo cancellare i passi avanti che sono stati fatti per permettere un più ampio utilizzo delle intercettazioni contro la corruzione, ci mancherebbe, anzi noi amplieremo e faremo con più coraggio, secondo me, questo strumento, normeremo meglio l'utilizzo del Trojan, agiremo sull'agente sotto copertura e sul DASPO ai corrotti, promessa di Renzi che ovviamente non è stata mantenuta, per combattere ancora di più la corruzione. Interverremo su un problema grave, che è quello della prescrizione. Sulla legittima difesa, come c'è scritto nel contratto, ci sarà un intervento che ovviamente è già all'esame delle Camere, vogliamo fare un intervento anche lì equilibrato, e lavoreremo anche col Parlamento, e soprattutto col Parlamento, per fare la migliore norma possibile. Poi c'è la riforma della prescrizione, che anche lì ci vuole, nella precedente legislatura il PD non ha avuto il coraggio, vogliamo fare senz'altro di più, e quindi fare un vero provvedimento anticorruzione che questo Paese attende, quello veramente da tempo. In questo momento le violazioni di
legge per la pubblicazione di rilevanza penale sono già disciplinate, sicuramente certo. Con le procedure interne alle procure si potrà raggiungere un ottimo risultato, ma il bavaglio ai cittadini lo vogliamo assolutamente eliminare, ci mancherebbe tanti punti di cui il Ministero della Giustizia si sta occupando, noi li seguiremo con attenzione. Intanto ringrazio Vittorio Ferraresi, sottosegretario alla Giustizia, per essere stato con noi questo pomeriggio.